Ciao ragazzi e benvenuti a questa seconda video recensione. Oggi andiamo a parlare di La vita è sogno di Calderón de la Barca. È un'opera teatrale del 1600 e appartiene a quel periodo che viene denominato il Siglo d'Oro, il Secolo d'Oro, ovvero il periodo di maggior produzione della letteratura spagnola. In questo periodo sono stati prodotti dei capolavori come appunto il Don Quixote, il Don Quixote di Cervantes, piuttosto appunto La vita e sogno di Calderón de la Barca. Quest'opera teatrale non la si può definire né una commedia né una tragedia. Non è una tragedia in quanto non muore nessuno, ma non è nemmeno una commedia per via dei temi trattati, che non sono appunto il massimo della gioia e della felicità. Effettivamente Calderón de la Barca, tra l'altro, era un personaggio che è sempre stato definito e tratteggiato in modo lugubre, in modo un po' fosco. Era un ecclesiastico ed ha avuto una vita di cui non ha voluto fornire troppi dettagli. Se anche voi adesso andate a cercare una sua immagine su Google Immagini, appunto, lo trovate sempre ritratto come un vecchio vestito di nero, in un atteggiamento appunto molto serio, molto triste, quando in realtà le sue opere furono un po' l'opposto, comunque se non l'opposto, danno un aspetto un po' diverso, insomma, del suo carattere rispetto a quello classico, tradizionale. La vita e sogno è appunto la sua maggiore opera. In realtà lui ne ha scritte tantissime, ha scritto più di 100 commedie, però in cui diciamo che i temi che lui tratta si ripetono sempre, a volte anche i versi, quindi è una produzione anche insomma non delle migliori, ma La vita e sogno è decisamente il suo capolavoro e per questo ne parliamo oggi. Nonostante il titolo molto hipster, in realtà tratta di argomenti un pochino pesanti, almeno sicuramente per il suo tempo. Infatti l'argomento principale è la predestinazione dell'uomo. L'uomo nasce con un destino già scritto che deve per forza seguire, oppure è l'artefice della propria storia? Calderón de la Barca, che segue quest'ultima opzione, in quanto comunque era un ecclesiastico, appunto aderente alla Chiesa Cattolica, quindi non era un protestante, si interroga comunque su questo quesito perché era quello che stava dilaniando l'Europa del suo periodo. Era un quesito che metteva in contrapposizione i giansenisti e i gesuiti, queste due fazioni qua, e che alla fine videro comunque il prevalere dei gesuiti sopra l'altro ordine dei giansenisti. Calderón de la Barca, nella sua tragicommedia, mette in luce tutto questo grande tema attraverso la figura del re di Polonia, Basilio, e di suo figlio, che si chiama, devo controllarlo perché non mi ricordo, sono nomi un po' difficili, Sigismondo. Sigismondo è nato durante un'eclisse solare e quindi per questo, secondo gli astri, sarebbe dovuto nascere come un tiranno. Per questo Basilio lo fa rinchiudere fin da subito in una torre, dove non uscirà mai. Però gli anni passano per tutti e Basilio si avvicina lentamente verso la morte. È a questo punto che decide di dare una chance al proprio figlio e con l'aiuto di Clotaldo, che è il suo precettore all'interno della prigione, lo fa addormentare e lo risveglia alla corte. Subito Sigismondo, quando avrà capito quello che gli ha fatto il padre, perché neanche non lo sapeva lui, subito si comporterà come un barbaro, come un tiranno, quasi come gli astri avevano predetto. E a questo punto dovranno riaddormentare un'altra volta e ritrasportarlo in prigione. E quando si sveglierà, Clotaldo gli dirà che in realtà è stato tutto un sogno, da cui appunto il titolo dell'opera, La vita è sogno. Allora, senza andare oltre nel dirvi la trama, perché se no ve la rovinate come è successo a me, poi vi dirò il perché, all'interno di quest'opera, oltre appunto al tema della predestinazione, vi è anche il tema della libertà e vi è un passo particolare che ovviamente adesso non vi leggo, in cui però è uno di quelli che più mi ha colpito, insomma uno dei brani che più mi ha colpito fra tutti i libri che abbia mai letto. Anche solo per questo il libro ve lo straconsiglio. Ed è proprio un canto alla libertà dell'uomo nei confronti della natura. Se io non ho voluto andare avanti a spoilerarvi la trama è perché quello che è successo a me con questa edizione.
curata da Luisa Orioli per la Delphi. Costo è molto moderato di 14 euro e nonostante questo ve la consiglio. Però vi consiglio anche di stare attenti e quando aprite il libro vi è subito alla prima pagina una prefazione, vedete, e in queste prime 4 righe c'è scritto il finale dell'opera, che io ho letto subito, quindi non dovete farlo voi. Per il resto l'edizione è veramente fantastica, la traduzione è in rima, proprio come il testo, ed è molto molto fedele e la segue pedissequamente. Il problema sono a volte le note in cui vengono riportati passi di critica in spagnolo stretto e io, non capendo un cazzo di spagnolo, non posso, ovviamente, non ho potuto capire molto, ecco, delle note. Oltretutto in questa edizione è legata anche un autosacramentale, praticamente è un dramma sacro rivolto al pubblico, al popolo, in modo che potesse capire degli episodi della Genesi. È terribile, nel senso, io non sono riuscito a leggerlo, non perché sia scritto male o tradotto male, ma proprio perché ha dei livelli molto bassi e poi è molto allegorico, quindi trovate l'allegoria dell'uomo, della luce, degli elementi, però insomma è abbastanza noioso. Però come temi riprende quelli della vita e sogno. Ovviamente trovate tante altre edizioni, ad esempio quella Garzanti, di cui però non so il prezzo perché era un regalo, è molto buona per quanto riguarda l'aspetto biografico invece dell'autore, perché qua non troverete nulla al riguardo, invece la troverete una ricchissima introduzione, come sempre con le Garzanti. Ma in realtà quest'opera è veramente trovabile ovunque. In ogni caso vi continuo a consigliare questa edizione della Delphi. Basta, direi che mi sembra di aver detto tutto. Allora, vi do appuntamento a una prossima video recensione che non so quando sarà, ma insomma sarà penso settimana prossima o giù di lì. Vi do appunto appuntamento a una nuova video recensione. Vi do appuntamento agli articoli che comunque continuano a uscire settimanalmente sul blog, che vi lascio tutti i link sotto, quindi della pagina in cui troverete le varie date e del blog stesso. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete qualche suggerimento, come vi ho detto è un formato che sta crescendo anche grazie ai vostri commenti, scrivete sotto, non lapidatemi per favore, si fa quel che si può. E se siete anche interessati a comprare questo libro, fatemelo sapere, insomma, così, per vedere, insomma. Bene, grazie a tutti e buona giornata e buona estate, voi che ve la potete godere. Ciao!